Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti ritrovati in un nuovo episodio della Captive. Ragazzuoli, abbiamo raggiunto anche in questa serie 5.000 like ed eccoci in un nuovo episodio. Questa serie, vi ricordo, è in alternanza con questa e la Estetecraft, per cui ogni 5.000 like uscirà il prossimo episodio. Se vuoi vederlo al più presto, mi raccomando, pollice in su e consiglialo anche ai tuoi amici. Ragazzi, in questo episodio voglio scendere sempre di più perché, se vi ricordate, avevamo trovato Barabam. Avevamo trovato questo, proprio questo che dovrebbe servire a noi. Dobbiamo trovare altre rotaie, possibilmente altre rotaie, per cercare. Perché sento cose strane? Per cercare di fare l'obiettivo, ragazzi, come si chiama? L'achievement, quello delle rotaie, ecco, quello di percorrere 1.000 km, eccetera, eccetera, bla bla bla. Il problema è che qua siamo arrivati a queste robe qui. Ah, ho capito cos'era questo rumore. C'era il dungeon qua sopra, se ricordate. Eccolo, eccolo, eccolo. E dobbiamo fare la lana. Ecco cosa dobbiamo fare, anche il letto. No, il letto l'abbiamo già fatto. Io non so se romperlo questo o mettere delle torce. Ma se non erro sbaglio, loro vanno anche con le torce. Ecco, questo mi uccide. Questo mi uccide perché mi ha avvelenato. E io ci crepo. Io ci crepo. Mi serviva un secchio di latte. Porca ciabatta. Chiudiamolo. Ragazzi, abbiamo trovato della gravel. Ottimo, ottimo. Della gravel sento un ennesimo dungeon. Ok, la gravel ce la pappiamo tutta. In poche parole. Ragazzi, ditemi nei commenti, perché preferite la Captive alla Estetecraft? O molti di voi preferiscono l'Estetecraft alla Captive? Perché ognuno alle sue cose, no? Per cui ognuna delle sue cose è bruttissimo da dire, però va bene così. In questo video, ragazzi, non ci sarà la web perché sto registrando in una posizione alquanto scomoda, per cui non metterò la web. Allora, io devo fare qualcosa qua. Non mi ricordo se questi ragni mi sembra che spawnano lo stesso anche con le torce. Porca porca. Eccolo qua. Speriamo di non farci avvelenare, stavo dicendo appunto, e invece ci hanno avvelenato. Ok. Non dovrebbero essercene più. Spero, spero, eh. Senza fare danni, non dovrebbero. Ma c'è una cesta. No, niente, allora lo rompiamo. Lo rompiamo, yes. Lo rompiamo. Una cesta. Wow, libro fiamma. Libro fiamma. L'incantamento fiamma. Tanta argilla, delle pupite d'oro. Pupille, stavo dicendo. È un pezzo di carta. Un pezzo di carta. Ragazzi, è molto importante il pezzo di carta. Se ricordate, io canne da zucchero non ne ho. Lasciamo la cosa, prendiamo i biscotti e la fiamma la prendiamo. Ok. Ora vorrei rompere tutto qui, possibilmente, perché ci sarà qualcos'altro. Forse, 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 intelligentemente sarebbe stato meglio dare fuoco a queste cose, no? Che ne dite? Mi tocca consumare tutta la spada per arrivare di qua e non c'è nulla. Non c'è nulla. Beh, di qua continuo, ok, però di qua non c'è più nulla. È un po' una cagata. È un po' una cagata. Io che faccio adesso? Perdonatemi. Continuo a scendere. Io qua sotto, ragazzi, sento. Come si chiamano quegli animali? Porca loggia. Quella che si trovano nel portale dell'End. Come si chiamano? I Silverfish. Sento rumori di Silverfish. Io scenderei qua. Perché no? Facciamo una scaletta che scende qua. Tanto ormai è tutto sale e scendi, sta serie. Eccoli qua. Che li sento sempre più forti. Non mi dite che c'è il portale dell'End, eh. Non mi dite questo, ragazzi. Sento zombie. La cosa interessante vuol dire che nelle vicinanze, nei paraggi, c'è un dungeon. Ragazzi, guardate qua. La pietra dell'End. E voi direte, Luke, ma tanto hai visto qualche altro video? Raga, ve lo giuro sui miei figli. Sono andato a intuizione. A intuizione. E ora si comincia. Io sono pienissimo. Io dovrei andare su quella torcia. Su quella cesta là sopra, raga. E liberarmi. Devo liberarmi per forza. Sì, certo. Allora, facciamo una bella cosa. Mettiamo giù questa fornace che non mi serve. Ok. Un po' di torce. E ho lasciato qua dentro, ragazzi, un po' di robetta che non mi serve. Ok. Tipo questi libri che me le porto a fare. Ottimo. Ottimo. Possiamo scendere, ragazzi, all'esplorazione di qua sotto. Che sembra molto pericolosa perché i Silverfish sono molto pericolosi. Allora, ok, ho trovato qualcosa, ragazzi. Ho trovato qualcosa di interessante. E vabbè, ho trovato, ragazzi, il portale. Cioè, non il portale stesso, ma ho trovato qualcosa riferente, inerente all'End. Ottimo, ottimo. Facciamo delle scalette. Non ci arrivo. Se lo zombie. Ok, grazie. Facciamo anche così. E ho fatto le scalette. Ottimo.
Picchiamo sto co... Eccala, mo ci crepo. Mo ci crepo come un pirla. Che poi sti cose più ne killi più... Ecco, rompono pure i blocchi, rompono. Dove mi fa a beccare? E aumentano come... Non lo so, dai però, che palle sti cose. Wow, il colpo d'aria. Non ci avevo pensato. Dai, sali, sali, sali. Se io faccio un danno, guardate. Ho fatto un danno, ho fatto un danno, ho fatto un danno, ho fatto un danno. Ho fatto un danno, ho fatto un danno. Che poi questi mangiano i blocchi. Ok. Wow. E morite, porco, porco, morite. Moriteci però. Vabbè, raga, che Pasqua. Non crepano. Ma quanti ne stanno arrivando? Un attimo. Come li killo sti cosi, ragazzi? No, ho finito la spada. Ok, ora sono nella merda. Ora sono nella merda. Sì, o no, no, sì, sono nella merda. Sì, come se sono nella merda? Certo. Perché io riesco a coprirmi da sti cosi. Sì, certo. Certo. Questo qua rompono i blocchi. Porca civetta. Devo craftarmi al più presto un qualcosa. Ho legna, yes. Una spada. Sono obbligato a farmi una cacchio di spada. Due spade, ottimo. Devo anche mangiare. Questo cos'è? Pozione da lancio di cura. Sì, che cura loro. Avessi avuto un arco, perlomeno. Ci avrei pensato io, guarda. Come scendo qua? Beh, posso fare così volendo, eh. E che Pasqua, però! Che Pasqua! Oh, dammi la spada! Ok, colpa d'aria. Morti, morti, morti. Sti cosi schifosi. Li ho sempre odiati. Sono inutili. Non droppano nulla. Che servono? A nulla servono, a nulla. Si riproducono nel terreno, guarda qui! Loro mangiano i blocchi e si riproducono. Ma porca civetta, guarda qua, guarda qua, ma guarda qua, ma no, ma no! Dai, guarda, guardate! Guardate, mangiano i blocchi e si producono, si riproducono. Ok? Forse ci... Oh, che spavento! Ma porco porco! Ma che spavento! Ma che cacchio fa? Ma che cacchio fa? Forse... Oh, porca trota! No, ci crepo qui. No, qua ci crepo. Qua ci crepo. Colpo d'aria, attenzione. Colpo d'aria, dammi un altro colpo d'aria. No, qua ci crepo. E qua ci crepo. Mamma Rocarmono! Un creeper. No, no, per favore, no. Non posso morire, non posso morire. E fammi passare. No, raga, ma scherziamo? Ma scherziamo? Ma scherziamo? Sono salvo per un pelo di fregna col miracolo. E chi scende là sotto? Oh, io ci riprovo, ma... Non dico che è impossibile, ragazzi, ma quasi. Quasi. Sono troppi. Sono morti? E il cacchio, guarda dove sono. Guarda che bastardi dove sono. Io li chiudo dentro. Guardalo, guardalo, guardalo. Che da uno diventano mille. Da uno di... Diventano mille. Ecco qua, ecco qua. Eccoli qua, eccoli qua. Ciao. Sì, certo. Ma picchiali almeno. Picchiali, picchiali. Da che si è buggato. Da che si è buggato. Via. Via. Ok. Dovremmo esserci, ragazzi, eh. Questo qua creperà al più presto, morto. Dovremmo esserci. Voi state là sotto, non rompete. Chiudiamo anche qua. Ragazzi, è impossibile killare sti cosi. Dai, ma è impossibile. Sapete che se mi rompono sotto i piedi, sotto ci sono i creeper. Dai, dai, muori, muori. Che palle ste lucertole malvagie. Ragazzi, ho terminato il cibo. Ho terminato il cibo. Ma non scherziamo. Ma veramente stiamo dicendo? No, vabbè, sti cosi non finiscono più. Ma dai, basta. Non mi voglio più vedere. Basta. Ti prego. No, 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 no. Guarda quanti sono diventati di colpo. Ancora. Mo ci crepo. Mo muoio, mo muoio. Mo muoio sì. Mo muoio sì. Mo muoio sì. Col cacchio. Col cacchio. Ragazzi, mi faccio un bel giretto, mi tocca. Ci metterò 8 anni, ma vado a casa a prendere cibo e a svuotarmi l'inventario, perché non posso andare a rischiare di morire così. Ok, che poi volendo possiamo usare... Che pirla! Eccolo qua! È cresciuto l'anguria! Ciao, anguria! Sì, sono un pirla. Possiamo anche farci l'arco, volendo. Porca civetta ladra, come cacchio era l'arco? Era una cosa del genere, tre fili, può essere. Yes, abbiamo l'arco. Vaffanciulo. Anche un piccone. Per cui spada di ferro, eccetera, eccetera. Ottimo. Facciamo una spada unica di queste qua. Abbiamo anche l'arco, ragazzi. E adesso vado a riempirmi di cibo, soprattutto.
Dov'è Mucca? Vieni qua, dammi un po' di cibo. Forza Mucca, vi dirò di più, me ne faccio altre 8. Vieni qua Mucca, vieni qua. Ora tu mi darai tutta la tua ambaradam. Che ne dite? Di cibo siamo a posto, no? Ora possiamo scendere qua, bambete. Cacchio, me l'ho completamente dimenticato, ragazzi, di avere. Oh, aspettate. Io posso prendermi le scale, se ricordate. Ce le ha droppate il dungeon stesso, prendiamole, no? Le usiamo qua. Pam pam pam. Ok. Mettiamole a posto. Bellissimo, poi fa anche il rumore del teletrasporto, no? Bambete. Ok. Oh, no, ho sbagliato, sono un pirla. Devo salire qua. Ok. Ci mangiamo lo pesce fresco, mangiamo una zuppetta e facciamo una coulette. Ora ho l'arco. Ora ho l'arco, ho la spada di ferro, tanta roba. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Andiamo. Mo non fate più paura, eh. Ah, non ci siete più. L'avete capito chi comanda finalmente. Avete capito chi comanda. Ottimo. Guarda che non ci sono più. Guardali, ragazzi, là c'è il portale. E come faccio? Biscotti o il protezione 2? E tanta robetta. Ragazzi, come faccio a prendere tutte quelle Ender Pearl? Sinceramente, ci sarà un dungeon da qualche parte di Enderman, no? Ok, qua c'è. Ci sono i mostriciattoli. Ok, qua c'è. Guardate cosa c'è. Tu vai nella lava e muori, brutto bauscia. Guardate cosa c'è qua. Questo è da rompere. Oh la. Porca civetta. Oh. Ragazzi, forse ho risolto. Diciamo forse. Ora, qua sotto c'era qualcosa, se ricordate, c'era una sorta di dungeon qua sotto. Io vorrei scendere, nonostante abbia paura. La mia paura sono i silverfish, che però non dovrebbero più esserci. Ma che roba c'è qua sotto? Scusatemi. Perché è così strano? Ehi! Amico! Perché è così strano qua sotto? Eh no, eh no, e dai, eh. E qua devo stare attento a rompere io. Tu ci crepi. Da dove è uscito questo signore? Ditemelo. In realtà, qua sopra c'è qualcosa. Dove sono uscito? Scusatemi. Cioè, dove ero prima? Basta dirlo. Com'è nato questo signore? Com'è nato? Cioè, non c'è luce? Vediamo qua dietro che c'è. Una cosa interessante, a parte una porta, delle scale, ok. Questa cosa potrebbe essere una cosa interessante, perché non vedo. E qua sopra c'è tutto legno. Se può bucare chi trentochi. Che c'è qua sopra? Oh? Che c'è? Wow! C'è una cesta lì in fondo. E vabbè, raga, ma quante cose interessanti, però, tutti assieme, poi. Poi, per chi mi conosce, sapete che io sono curioso come non so che cosa. Di là non si può andare, di qua è chiuso, di qua c'è il portale, di là è chiuso, qua c'è il ferro, che ce lo fottiamo. Ma, ah, io sono pienissimo, ecco perché sono pienissimo, ottimo, allora mangiamo qualcosa. Ok, dove posso andare? Io continuerei a scendere, sapete? Sembrerà una cagata, ma io continuerei a scendere. Magari di qua si sale, ok, per cui facciamo un segno, e di qua si scende, facciamo. Qua sotto, così. Ho paura a scavare. Quella è la mia paura, a scavare, ragazzi. Intanto che altezza siamo? Siamo a 39. Siamo a 39, ragazzi. Siamo vicino all'altezza diamanti. Oh là là, ullala. Ma che cazzo? Diamanti, speraldi. Una chest. C'è anche il cacao. Redstone. C'è tutto! Ragazzi, ma vedremo tutto nel prossimo episodio! Ciao!